libretto pre-censura, di fatto è il libretto che Verdi aveva utilizzato per comporre l'opera. In seguito Verdi, avendo a che fare con la censura, ha dovuto adattarlo, quindi lo riportiamo alla sua fonte originale. Un libretto più duro, con versi a volte meno belli, ma più pregnanti, più aggressivi e in certo modo più violenti. Gustavo è una figura storica, ovviamente, di grande rilevanza. È l'uomo che porta la Svezia nel XVIII secolo. Un uomo che ha conquistato il potere, quindi da una monarchia costituzionale ci si sposta a una monarchia assoluta, quindi è un uomo estremamente ambivalente. Da una parte c'è questa grande spinta in avanti che è civile, politica, e dall'altra c'è l'ambizione dell'uomo, cerca sempre nuovi limiti. L'ultimo limite è l'innamorarsi della moglie del suo miglior amico, anche se la vera conquista finale, dopo tutto un corteggiamento col pericolo della morte, è il suo stesso omicidio, che è una specie di grande capolavoro personale. Non è un'opera naturalistica come approccio, è sicuramente una serie di suggerimenti, di suggestioni, di linguaggi che si sommano l'uno all'altro. In questo abbiamo fatto un lavoro di addizione, questo ti posso dire.